Saluto a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se sentite rumore in sottofondo è perché sta grandinando dalle mie parti, quindi c'è un temporale pauroso, quindi se sentite rumore in sottofondo è per colpa di questa cosa, insomma. Allora, prepartita di Lazio-Milan. Sono altri 3 punti che potrebbero essere fondamentali nella nostra corsa all'Europa League. Io mi mangio ancora più le mani se penso che sia Napoli che Roma hanno perso. Se sia Napoli che Roma hanno perso le loro partite e potevamo essere a meno 3 dalla Roma e potevamo aver raggiunto il Napoli. Comunque, vabbè, come ho già detto, a suo tempo, è stata solo sfortuna, quindi spero che contro la Lazio andrà meglio. La probabile formazione che dovrebbe scendere in campo contro la Lazio è ovviamente Donnarumma fra i pali. In difesa rientra Kjær al posto di Gabbia, che abbiamo visto che contro la Spal Gabbia ha dato segnali che deve ancora crescere, deve ancora migliorare tanto, anche tecnicamente, e quindi è bene che giochi Kjær, che è un giocatore esperto, che dà... che finora ha dato molte garanzie. Al fianco di Chiae ci sarà Romagnoli. A destra rientrerà Conte al posto di Calabria, e a sinistra ci sarà come al solito Theo Hernandez, in mancanza più che altro di alternative valide, siccome Theo Hernandez, anche se contro la spalla ha giocato veramente male, però non c'è un sostituto all'altezza, non ditemi che l'Exalt è un sostituto all'altezza di Theo Hernandez, perché veramente mi metto a ridere che finisco domani mattina. A centrocampo, come al solito ci saranno Kessié e Bennacer, anche lì Bennacer giocherà in mancanza di alternative valide, anche se bisogna dire che la fatica la sta usando per questi ritmi infernali che si sta giocando ogni 3 giorni per via di una cosa straordinaria che mi auguro che non si ripeta più. I tre trequartisti saranno Saelemaekers al posto di Castillejo, che si temeva per lui che fosse finita la stagione, ma in realtà dovrà stare assente, si pensa, una settimana, quindi sicuramente Lazio e Juventus le salterà. Poi giocherà come contro la Spal Paquetà al posto di Bonaventura e Çalhanoğlu. In avanti dovrebbe essere confermato Rebic, perché Ibrahimovic è appena rientrato, deve essere dosato con cura per evitare ricadute pesanti. E detto questo, niente ragazzi, speriamo di portare a casa questi 3 punti domani alle 21:45 a Roma, contro la Lazio, per continuare
a rimanere agganciati alla zona Europa League. Ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi se non siete iscritti e condividete il video. Ci vediamo domani per il video post partita, sempre Forza Milan.